Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi siamo qui per analizzare un nuovo elemento SCP. Oggi difatti analizzeremo l'SCP-087, anche chiamato la scalinata. Elemento SCP-087. Classe dell'oggetto, Euclid. Procedure speciali di contenimento. SCP-087 si trova nel campus di Redatto. La porta conducente ad SCP-087 è costruita in acciaio rinforzato con un meccanismo di chiusura a rilascio elettrico. È stata mascherata per sembrare un armadio per bidelli conforme al design dell'edificio. Il meccanismo di blocco sulla maniglia della porta non sarà rilasciato ad un'applicazione inferiore a volt ed una rotazione in senso antiorario della chiave. L'interno della porta è rivestito con 6 cm di imbottitura industriale insonorizzante. A causa dei risultati dell'ultima esplorazione, vedi documento 087-4, non è consentito l'accesso a SCP-087 al personale. Descrizione. SCP-087 è una scalinata non illuminata. Le scale scendono con un angolo di 38 gradi per 13 gradini prima di raggiungere una piattaforma semicircolare di circa 3 metri di diametro. La direzione della discesa ruota di 180 gradi ad ogni piattaforma. La progettazione di SCP-087 limita il campo visivo del soggetto a circa una rampa e mezzo. È richiesta una sorgente di luce a tutti i soggetti che esplorano SCP-087, in quanto non sono presenti apparecchi di illuminazione o finestre. Sorgenti di luce più luminose di 75 W hanno dimostrato di essere inefficaci, in quanto SCP-087 assorbe la luce in eccesso. Il rapporto dei soggetti e le registrazioni audio confermano la presenza di vocalizzazioni supplicanti provenienti da quello che sembra essere un bambino fra i e anni. La fonte di questi appelli d'aiuto è stimata essere approssimativamente 200 metri sotto la piattaforma iniziale. Tuttavia, ogni tentativo di scendere le scale ha fallito a portare i soggetti più vicini alla fonte. La profondità di discesa calcolata nell'esplorazione 4, l'esplorazione più lunga, ha dimostrato di essere oltre ogni possibile struttura, sia dell'edificio che dei dintorni geologici. Ad oggi non è noto se SCP-087 possieda un punto di fine. SCP-087 è stato sottoposto a 4 esplorazioni registrate dal personale di classe D. Ogni soggetto conducente l'esplorazione ha incontrato SCP-087-1, che appare come un viso senza pupille visibili, narici o bocca. Non è chiara la natura di SCP-087-1, ma si è determinato che non è la fonte del lamento. I soggetti manifestano intensa paranoia e paura di fronte a SCP-087-1, ma non è determinato se questi sentimenti siano reazioni anomale o reazioni normali. Addendum. In un periodo di 2 settimane seguente all'esplorazione 4, alcuni membri del personale del campus hanno riportato un bussare variabile di 1-2 secondi per colpo proveniente dall'interno di SCP-087. La porta che conduce all'SCP-087 è stata dotata di 6 cm di imbottitura industriale. Tutti i rapporti del bussare sono cessati.